Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Ciao, mi rendo conto che vado avanti, che si trovano molte risposte tecniche, ma le questioni di fondo vengono evitate come se fossero un tabù. Il risultato è facile, ma anche sensazione di perdersi. Che ne dici? Avevamo iniziato a parlare della navigazione. Nella navigazione sono fondamentali le carte, una sorta di guida o di stella polare che anche nelle notti più nere impedisca di perdersi. E allora ecco di nuovo una metafora che racconta qualcosa. Ripeto, racconta qualcosa, perché è vero che non possiamo più raccontare tutto. Cioè, Gottfried Benn, il grande poeta tedesco, diceva: si può raccontare l'uomo oramai solo per episodi, non più come un discorso compiuto, come ci è in fondo tramandato dalla grande tradizione ottocentesca in cui lo si vedeva nei suoi libri, l'uomo raccontato nella sua biografia lineare. Oggi siamo tutti, come dire, in condizioni spezzettate, in condizioni di, in qualche modo, di episodico. Ecco, dentro questa episodicità il perdersi diventa un rischio è uno stato di eccitazione. Si pensi a Walter Benjamin, che in infanzia berlinese, siamo nella prima parte del secolo, scrive quanto è appassionante, quanto è pericoloso, angoscioso, ma nello stesso tempo appassionante, perdersi dentro una città, smarrirsi. Ora, questo smarrimento, che ha la doppia funzione di essere in qualche modo, appunto, elemento di paura e elemento di eccitazione, di stimolo. Il secolo scorso ce l'ha mostrato su più piani, perché oramai abbiamo perso, se vogliamo dirla con una parola, e non prendete questo soltanto in senso religioso, ma abbiamo perso la fede. La fede è quella dimensione dell'uomo che è coniugato anche alla speranza. C'è chi aveva fede nel sol dell'avvenire, c'è chi aveva una fede nell'ambito di una tradizione religiosa, c'è chi aveva fede nella scienza, c'è chi aveva fede nell'uomo, c'è chi aveva fede nella ragione. La fede come un'isola certa, un approdo, la fede che in questo senso diventa gemella della ragione. Diventa quella condizione per la quale si può aprire la porta a una ragione in grado di illuminare il tempo della vita di un uomo. Ora, questo è andato molto in frantumi. È andato molto in frantumi per tante ragioni. Noi sappiamo bene quanto la scienza, pur nei suoi straordinari successi, ha in qualche modo, a volte, come dire, non ha fatto seguire un'ugual fede. Anzi, oggi si è sempre più malfidenti, come se avessimo, rispetto a questo grande discorso dell'uomo d'Occidente, oggi un rapporto di prudente sospetto. Ma l'abbiamo la stessa cosa, l'abbiamo verso il discorso religioso, l'abbiamo verso il discorso politico, l'abbiamo verso l'idea stessa di nazione. Insomma, tutte quelle cose che facevano i nostri punti di riferimento nella navigazione dell'uomo, l'abbiamo nell'educazione. Ne riparleremo, come si fa a educare, quando a educare un bambino, educare un figlio, educare un allievo, quando in qualche modo questi punti di riferimento si sono così fortemente
dispersi e noi in questa dispersione abbiamo l'impressione di perdersi. Però c'è qualcosa di più. C'è qualcosa di più. Il secolo che abbiamo alle spalle è un secolo straordinariamente tragico, e bene lo sappiamo. Mi ha molto colpito quanto un critico letterario famoso, Georges Steiner, che fu professore, è stato professore a Ginevra per molti anni, in una Lectio Magistralis di qualche tempo fa all'Università di Bologna, mi colpì una frase quando diceva la distanza che separa il giardino di Goethe e la porta di Buchenwald è di solo 200 metri. Questo al di là della metafora geografica a cui Steiner fa riferimento, questo illumina tristemente quello che è stato il destino della ragione europea dentro quei buchi neri che sono per tutti noi quei luoghi di terrore e di, come dire, di cancellazione dell'umanità che furono Auschwitz e anche, aggiungiamo, Hiroshima. 200 metri che separano i giardini di Goethe, il luogo in cui l'uomo d'Occidente ha costruito la sua meravigliosa, straordinaria, bellissima ragione, ha costruito questa speranza in un uomo capace di governare i propri impulsi, di governarsi tanto da tenere a bada la barbarie che ricacciavamo nei secoli precedenti. Ecco, questa grande splendida ragione, questa grande splendida razionalità, pensate a cosa significava il mondo tedesco, la sua grande filosofia, la sua grande letteratura, i grandi autori, ecco, tutto ciò si consuma in quei 200 metri. Non solo si consuma, ma quella porta di Buchenwald è costruita, gestita, guidata, così come la storia ci ha mostrato poi, con la stessa ragione, con la stessa razionalità, con la stessa capacità matematica, se volete, di indirizzare, di essere, come dire, guardiani, o più che guardiani, di essere proprio soldati del male. Cioè il male che si è impossessato, il male con la M maiuscola, il male che si è impossessato della ragione. E poi questo male, che naturalmente è divenuto governo, beh, naturalmente ha fatto sparire, ci ha di nuovo profondamente, radicalmente cancellati alla nostra fede, alla nostra fede in una dimensione dell'umano capace di governare la barbarie. Il Novecento non è stato solo questo, ma è stato anche questo, e sarebbe terribile oggi, dentro questa approdo, dentro questa isola d'approdo che vuole raccontare qualcosa dell'uomo, sarebbe terribile dimenticarlo. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. We'll be right back.